è certamente un edificio, un complesso di edifici energivoro. Per energivoro intendiamo che consuma tantissima energia elettrica. Da cosa dipende il fatto che l'ospedale sia energivoro? Il primo è la necessità di garantire dei ricambi d'aria all'interno dei vari ambienti. Considerate che all'interno dei blocchi operatori dobbiamo garantire anche 50 volumi orari di ricambi, che vuol dire che in un'ora dobbiamo cambiare l'aria all'interno del locale, all'interno dell'ambiente, 50 volte circa, se non di più. Quest'aria la dobbiamo prendere dall'esterno e in inverno dobbiamo riscaldarla e in estate dobbiamo raffrescarla, con dei consumi evidentemente enormi. Altro motivo per cui un ospedale è energivoro è la tecnologia. Le nuove risonanze magnetiche, le nuove TAC hanno delle potenze che determinano degli assorbimenti di energia elettrica sempre più alti, sempre più grandi, e contemporaneamente sviluppo di calore tale per cui è necessario raffrescare sia le macchine che gli ambienti con ulteriore spesa di energia elettrica. Il Policlinico di Milano è formato da circa 30 padiglioni per una superficie lorda pavimento di 180.000 metri quadri circa e un volume di oltre 700.000 metri cubi. All'interno del Policlinico, circa una decina di anni fa, abbiamo realizzato una centrale di cogenerazione. In realtà in questo caso si tratta proprio di una centrale di trigenerazione, perché produciamo anche dell'energia frigorifera, oltre a produrre dell'energia elettrica e dell'energia termica. La centrale di cogenerazione ha al suo interno il cogeneratore, che è un motore che produce contemporaneamente energia elettrica ed energia termica. E la produzione di questa energia termica avviene attraverso l'uso dei fumi di scarico, che non vengono eliminati bensì riutilizzati. La centrale di trigenerazione, così come è stata pensata, produce al nostro interno un notevole quantitativo di energia elettrica, circa il 55% del fabbisogno dell'ospedale, mediamente stiamo parlando in un anno, con dei picchi che raggiungono anche il 75-80% del nostro fabbisogno. L'energia che produciamo ha un costo inferiore rispetto all'energia che acquistiamo dall'esterno, un costo inferiore nell'ordine del 10%. Questo fa sì che, rispetto a una bolletta complessiva di un anno dell'ordine di 9.100.000-9.200.000 euro di energia elettrica tra acquistata e autoprodotta, abbiamo un risparmio annuale nell'ordine di 400.000 euro. L'impatto del caro bollette ovviamente si fa sentire anche all'interno del nostro ospedale, sicuramente è mitigato dalla presenza della centrale di cogenerazione, quindi da quella parte di energia che viene autoprodotta e sulla quale abbiamo un notevole sconto rispetto ai prezzi di mercato.